Questo programma contiene linguaggio volgare dall'inizio alla fine. Non ho assolutamente idea di chi potrebbe entrare da quella porta. Nel peggiore dei casi sarà qualcuno che arriverà per scatenare una shitstorm, cosa che non vogliamo assolutamente. Agitatissima! Oh, mamma mia, non so che santo votarmi. Pensi che serva! Oh, mio Dio, che tensione! Ciao! È entrata Megan. Lei e io abbiamo un passato. È un momento davvero imbarazzante. Come va? Tutto bene, cosa facciamo? Abbraccio a distanza. C'è spazio per un'altra certo. persona? Mi sembra tutto davvero imbarazzante al momento, ma... Stai molto bene. È passato del Lo tempo. So. È passato molto Alla fine tempo. Torna tutto. Bene, che cosa succederà ora? Vuole confrontarsi con me o ci ha solo raggiunti per cena? È davvero imbarazzante. Ovviamente ci sono delle cose di cui voglio parlarti. Sì, certo. Ma a quanto pare ne parleremo tutti insieme. Già. Sono tornata! Mi chiamo Megan, ho 24 anni e sono una designer per bagni e cucine. Forse vi ricorderete di me per Celebrity X on the Beach. La storia tra me e Callum dura da molto. Continuiamo a gravitare uno attorno all'altro. Ci conosciamo da un po' più di 2 anni. Sei incredibile. Sì, andava davvero bene tra noi. Ma non appena siamo tornati, i messaggi sono diventati sempre meno frequenti e Callum è tornato alle sue vecchie abitudini. Credo che Callum si comporti così perché ha troppa paura di impegnarsi, o forse perché mi vede solo come un'amica speciale, ma a me non interessa quel ruolo. Sono venuta qui oggi per scoprire finalmente se io e Callum siamo solo amici o se lui vuole qualcosa di più. Ma non me ne andrò finché non avrò le mie risposte. Non se ne parla. Ho guardato la faccia di Callum e mi sono detto, oh mio Dio, come andrà a finire? Sembrava molto nervoso. Allora, per quanto tempo siete stati insieme? Raccontatemi la vostra storia. Dunque, alla villa sono uscita dall'acqua insieme a un'altra ex di Callum. Sì? E ci siamo divertiti molto. Ufficialmente non abbiamo mai avuto una vera relazione. Okay. C'è stato un po' di tira e molla per un paio d'anni più o meno, ma poi è andato tutto a rotoli, vero? E suppongo che sia proprio per questo che sono qui. Solo per capire il perché. Insomma, cos'è successo? Come siamo passati dall'essere una coppia tanto forte in villa a quello che siamo diventati sì. al nostro... ritorno, non riesco a capire. Ascoltando il discorso di Megan, mi sento molto empatica nei suoi confronti. Come ragazza capisco perfettamente perché è qui. Probabilmente è un mio problema. Continuo a tornare da te. Buona sapere. Sì, sì. È bravo con le parole, ma non ho intenzione di lasciar cadere l'argomento. Apprezzo la tua amicizia e ti rispetto come persona, ma allo stesso modo, quando eravamo nella villa, avevamo un legame che in qualche modo ci faceva sempre tornare l'uno dall'altra. E vorrei capire perché continua a succedere. Invece, se siamo solo sì, certo. amici, dobbiamo essere sicuri che si tratti di amicizia. Capisci cosa intendo? Non posso rimanere in questo limbo, non è giusto. Lo rispetto al 100%. È il momento di aprirsi ed esprimere quello che provo davvero. Cerco sempre di rendere tutti felici. E penso che dovrei limitarmi in questo. Va bene, dammi delle risposte. Penso... Voglio dire... È che... Sì, solo... Io... Posso letteralmente vedere gli ingranaggi nella testa di Callum che girano. Sta cercando di uscirne in un modo o nell'altro.